Non basta più indignarsi o esprimere solidarietà al personale sanitario, di questo ne parliamo col segretario generale della CISL Medici Basilicata, il dottor Serafino Rizzo. Buongiorno e grazie per la Buongiorno, disponibilità. buongiorno a voi e ai telespettatori. Allora, ieri c'è stato questo osservatorio convocato dal ministro, casi in Basilicata ce ne sono stati anche di recente. Qual è il suo punto di vista, la sua opinione al riguardo? Beh, guardi, insomma, l'evenienza dei casi di violenza contro gli operatori sanitari sta sempre più assumendo il carattere della rilevanza. Per cui, insomma, credo che, insomma, il fenomeno, vada ben analizzato. Quindi si deve ovviamente partire dall'analisi dei singoli casi, andare a verificare quali sono i fattori di rischio, e da lì, ovviamente insomma, vedere quali sono le misure di prevenzione e di protezione, da dover apporre. Tenga presente che diciamo, l'operatore sanitario è particolarmente esposto a questo rischio, anche perché, insomma, il confronto, con il paziente, molte volte si consuma su situazioni lì dove, insomma, vi sono, variabili tipo l'emotività, la vulnerabilità, insomma, la frustrazione rispetto alla notizia di malattia, per cui sono situazioni che, insomma, al di là di quello che è, insomma, può essere, la caratteristica personale dell'aggressore o della vittima, possono sfociare in reazioni non controllate, in un'epoca, in cui il concetto del limite, insomma, diventa sempre più difficile da accettare. Opportuno un osservatorio regionale? Certamente, proprio per quello che dicevo poc'anzi, l'osservatorio regionale ci permetterebbe, insomma, di verificare caso per caso, quali sono, i fattori di rischio ed eventualmente, insomma, guidarci rispetto a quella che è la scelta, delle misure di prevenzione e di protezione. Lo diceva lei, o lo diceva prima il servizio. Il Ministero della Salute già nel 2008 con una circolare, gli eventi violenza nei confronti degli operatori sanitari li ha classificati come eventi sentinella. Evento sentinella è quell'evento che può essere evitato, ma, insomma, ovviamente, deve, insomma, presuppone la necessità, di una rilevazione dell'evento e di un'analisi dell'evento stesso proprio per andare ad individuare fattori di rischio. Ora, l'osservatorio regionale, noi già all'indomani dell'episodio che, insomma, ha visto coinvolto un collega a luglio scorso nell'ospedale di Matera, abbiamo chiesto l'istituzione anche a livello regionale di un osservatorio che deve andare in questo senso. È ovvio che, le possibilità di intervento possono essere varie, e un ambito, lì dove, insomma, sicuramente devono concorrere in termini, di azione e di, risposta, soluzioni che sono logistiche, organizzative, ma, probabilmente anche di tipo contrattuale. Senta, dottor Rizzo, circa un anno fa è stato riconfermato segretario della CISL Medici. Migrazione sanitaria, carenza di personale, riorganizzazione del sistema sanitario. Con le emergenze siamo sempre lì. Eh sì, le emergenze sono sempre più evidenti. Oggi si vive, la criticità del personale medico. Non vi sono, possibilità, di, reperimento di figure mediche. Ciò, insomma, è un punto che forse già da tempo doveva essere affrontato e che avrebbe necessitato di soluzioni organizzative, insomma, con assetti strutturali diversi nell'organizzazione della sanità. Ci confronteremo sempre più con questa criticità. Ovviamente viviamo gli effetti, del numero chiuso alla facoltà di medicina, insomma, gli effetti anche, dell'essere una regione poco attrattiva, per i professionisti, sono situazioni che dovrebbero essere sul tavolo,
e dovrebbero essere argomenti di confronto. Una riorganizzazione oggi del sistema sanitario parte dall'analisi di questa criticità fondamentale, per cui si richiedono sicuramente misure riorganizzative e misure di reinvenzione dell'assetto strutturale proprio della sanità. Io la ringrazio, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei e buona giornata, buon lavoro anche a lei. Alla prossima.